Salve, buongiorno. Stamattina siamo con il coordinatore provinciale di Caserta, il dottor commercialista Aldo Morgillo per autonomi e partita IVA. Cosa chiedete stamattina? Allora, questa mattina siamo qua al fianco dei ristoratori dell'Alto Casertano. Abbiamo appena terminato una lunga discussione che non è stata una discussione, ma è stato un momento di sofferenza, di dolore, perché la voce che è arrivata è quella della disperazione. Io sono il coordinatore provinciale di Autonomi e Partita IVA per la provincia di Caserta, e questa mattina mi ha colpito la testimonianza di giovani che stanno mollando. 27 anni, dopo 7 anni di attività, sono arrivati al punto di dire basta, non ce la faccio più. E ho chiesto: e dopo cosa farai? Ha detto: non lo so, non ho più voglia di andare avanti. Con questo modo stiamo togliendo la speranza a chi ha creduto nella propria attività. Abbiamo parlato con ristoratori che sono nel settore del wedding e sono completamente abbandonati e sono ormai, come si suol dire, alla canna del gas. Abbiamo parlato con imprenditori che si occupano di servizi collaterali per la ristorazione, e anche loro ormai non ce la fanno più. Quello che mi sento di dire è che chi ha la competenza, chi ha il dovere di dare una risposta a queste persone, deve ascoltare, deve vivere queste situazioni. Una situazione che nell'Alto Casertano è ancora più drammatica rispetto a quella che può essere una città, perché nei piccoli paesini sappiamo benissimo che la bassa densità abitativa, il basso numero di utenti che si può recare al bar è diverso. Non siamo abituati al delivery, non siamo abituati all'asporto, perché il bar diventa anche l'unico momento sociale per chi passa la giornata intera al lavoro nei campi oppure nella propria azienda. Quindi ci faremo portavoce di questo grido di dolore nelle sedi opportune, sperando che chi ascolta abbia la stessa rabbia e tristezza che ho io oggi nel cuore. Presento il nostro coordinatore regionale di Autonomi e Partite IVA, il dottore Giuseppe Calvanese, che ci ha raggiunto dalla lontana Salerno, perché questa situazione ci sta a cuore come imprenditori e come coordinatori di questo movimento che raccoglie solo ed esclusivamente autonomi e partite IVA, il settore più colpito da questa pandemia, non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista della propria vita e del proprio futuro. Grazie Aldo. Sì, tu già hai illustrato tutto: il malumore, la disperazione delle partite IVA. Noi ovviamente rappresentiamo tutte le categorie, dal primo all'ultimo codice Ateco, e oggi siamo con i ristoratori, che comunque è il nolente o volente è il settore più colpito. Quindi non possiamo più non possiamo più permetterci di distrarci, perché ovviamente la politica è diventata una soppopera, è diventato comunque tante puntate, ma non sono inconcludenti, perché oramai la vita reale è staccata dalla vita politica. Quindi la vita reale è questa qua, è questa che dobbiamo documentare, e vogliamo e dobbiamo pretendere un organo rappresentativo nelle sedi opportune, perché non possiamo più delegare a queste persone i nostri malumori, la nostra disperazione, le nostre perplessità, perché dietro ogni partita IVA c'è una famiglia, ci sono persone in carne ed ossa. E quindi questo che dobbiamo fare è la cosa importante di chiedere un organo rappresentativo, di istituire dei tavoli permanenti nei comuni, nella regione, anche a livello ministeriale, degli autonomi e delle partite IVA, persone che sanno cosa vuol dire ovviamente il sacrificio, portare avanti un'attività, e quindi sicuramente sanno meglio di chiunque proporre una soluzione, proporre delle alternative a queste criticità che stiamo attraversando.
Quindi la cosa importante, ripeto, e voglio fare un appello anche ai tanti movimenti che poi sono nati negli ultimi mesi di lockdown. Noi siamo già da prima del lockdown, abbiamo evidenziato, abbiamo denunciato la grande discriminazione socio-economica che subiamo da anni, e il lockdown, ovviamente la pandemia, ha solo amplificato questo malumore, questa discriminazione sociale ed economica nei confronti degli autonomi e delle partite IVA. Quindi io chiedo veramente a gran voce a tutti quanti, a tutte le categorie che, ripeto, dal primo all'ultimo codice Adeco, di unirci in un unico corpo sociale, perché gli altri sono compatti e noi siamo sempre divisi in tante categorie, e la divisione è sinonimo di debolezza, lo ribadisco sempre in ogni intervista e in ogni intervento. E la cosa che dobbiamo fare è unirci in un unico corpo sociale, perché l'unione fa la forza, questa è la cosa importante. Passo la parola a Peppe, che ci ha invitato, ovviamente a Giuseppe, che ci ha invitato oggi, e spero che sia la prima manifestazione di tante, saremo ovviamente sempre più numerosi e porteremo anche concretamente le istanze nelle sedi opportune, però lo dobbiamo fare sempre tutti quanti insieme, la cosa importante. Grazie. Salve, buongiorno, sono un ristoratore dell'Alto Casertano e sto qui con degli amici a rappresentare la mia categoria dell'Alto Casertano. Quello che voglio dire, posso ripetere quello che hanno detto già chi mi ha preceduto, ma adesso parlo per me, per la ristorazione. Noi siamo stanchi, siamo stufi, non ce la facciamo più. Perché l'unica categoria che avete colpito è la nostra, è i bar, quando poi magari noi usciamo, andiamo nei centri commerciali e sono gremiti di persone, andiamo ovunque che sono gremite di persone in tanti altri posti. La mattina sfiderei a tutti quanti voi, signori politici, di entrare nei pullman di chi va a lavorare, e ci sta un ammasso di persone nei pullman, nelle metropolitane, mentre noi con i nostri locali, ampi locali, con tutte le dovute restrizioni che ci avete dato, non possiamo ospitare delle persone dopo le 18 a tavola. Mi dovete spiegare perché. Voi volete colpire la categoria o volete che questo coronavirus distrugga l'Italia? Perché già ci avete, mezza Italia già l'avete distrutta. Ci manca poco che si mangiano tutto. Sono molto arrabbiato, scusatemi. Ma non ce la facciamo più, vogliamo essere ascoltati da chi di dovere, perché noi non resistiamo più, faremo una sommossa, una grande sommossa, ci uniremo in massa per venire a Roma, per venire a Milano, a Torino, dove volete voi, non ce la facciamo più. Signor De Luca, ci ascolti? Non siamo contro, siamo con lei. Ci ascolti, signor De Luca, ci ascolti? Siamo arrivati alla fame! Ci avete messo alla fame!